Marco Pacor, diamo così un bilancio di questa due giorni di Riccione. Beh, devo dire che i numeri sono stati presi bene, ma inaspettati. 1600 atleti, però devo dire che la classe arbitrale ha risposto abbastanza bene, perché il livello dei nostri atleti è cresciuto in modo esponenziale e anche la classe arbitrale sta facendo del suo meglio per raggiungere un altissimo livello. Ecco. Ecco, la classe arbitrale che è tra le migliori al mondo, se non la migliore al mondo, ma come ci si arriva a questo livello? Diciamo che gli arbitri si preparano costantemente, fanno degli aggiornamenti costanti, si allenano nelle palestre, vanno a trovare i ragazzi che fanno sparring, acquisiscono dei crediti formativi, si allenano insieme ai nostri atleti, si scambiano opinioni, devo dire che ci mettono molta passione, perché solo questo spinge i nostri arbitri a stare qui. Oggi è la festa del papà, invece di stare a casa con i propri figli, stare qui in questo bello spettacolo. Hanno degli step importanti, nascono come arbitri regionali, passano diversi anni prima che possano accedere a una qualifica nazionale per poter accedere a queste meravigliose gare. Quindi devo dire che rispondono abbastanza bene. La soddisfazione è vedere un'ottima riuscita, ecco, questa è l'unica soddisfazione. Mi spieghi qual è il tuo ruolo, cosa fai all'interno dell'attività federale? Sono coordinatore della Commissione Nazionale Arbitri, insieme a sei della Commissione formiamo la classe arbitrale, diamo delle direttive, li formiamo per far sì che queste nostre manifestazioni riescano al meglio e li formiamo per portarli all'estero, li mandiamo a fare esperienza, prendiamo i migliori e li portiamo alle gare internazionali per far acquisire un bagaglio personale importante, in modo da poter dare alle nostre gare un altissimo livello, un grande contributo, ecco. Per portare il nome dell'Italia, della kickboxing nel mondo. Certamente, certamente.